Roberto Philibus Terre, quando la magia del cinema si fa corto. Il premio ha una storia a sé. Questo del Salento Philibus Terre legherà Tiziana Lodato a quali ricordi? Beh, ovviamente al Salento. Al Salento e a questa bella esperienza di tutti questi cortometraggi, in realtà, perché normalmente ho fatto la giurata a tanti altri festival, però i corti di solito è una sezione a parte rispetto a un festival di lungometraggi. Questo invece è fatto al contrario, no? È un festival di corti dove poi c'è anche un lungo, dei lunghi. Quindi è interessante questo punto di vista così attento proprio al cortometraggio. Hai presieduto la giuria del mondo corto, quindi hai visto un po' quella della produzione del panorama internazionale. Un giudizio, al di là di quella che è stata poi la tua valutazione ovviamente nell'esprimere i voti, un giudizio d'insieme. Ma il giudizio d'insieme è veramente altissimo, perché ho avuto veramente difficoltà a dare il giudizio definitivo proprio del preferito, chiamiamolo così, rispetto a uno rispetto all'altro, perché era la qualità della regia, delle sceneggiature, proprio di tutti, dei corti in sé, era veramente molto molto alta, e anche i temi erano molto interessanti, quindi è stato molto difficile e quindi allo stesso tempo molto bello. Nei corti ti sei cimentata anche, vero? Non tantissimo, però sì, è capitato. Lo rifaresti comunque un corto? Sì, con questa qualità sì. Anche perché può essere, si dice, anche come dire, insomma, una mano ai giovani, agli emergenti, per poter cimentarsi in quest'arte. Ma sì, può essere per i giovani, ma può esserlo anche per un regista affermato, perché comunque è un linguaggio, se vuoi, diverso, è proprio una sintesi di un argomento, di un qualcosa che tu vuoi raccontare, vuoi far sapere, vuoi far conoscere, quindi il lavoro di sintesi è importantissimo, quindi secondo me è bello per tutti, cioè sia per i registi famosi sia per i giovani che vogliono farsi conoscere. È un linguaggio molto, molto, molto più interessante di quanto forse è attenzionato. Che lavori adesso ti attendono? Adesso vabbè, ho finito un film a Torino con la regia di, appunto, un'opera prima, con la regia di Stefano D'Ippolito, il produttore Mimmo Calopresti, che è stato un angelo su questo set, perché ha un po' quasi anche diretti insieme al regista, e poi dovrei iniziare un film a fine agosto, e poi ce n'è un altro insieme in progetto, speriamo che vadano in porto bene. Sentivo prima una tua intervista, dicevi che hai iniziato a fare attrice, ma eri una cantante mancata o sbaglio? È stata proprio un'esperienza da bambina. No, mi piace cantare per me, nel senso, non ho mai fatto esperienze canore, però sì, soltanto quella, ecco, ero ragazzina, mi venne scelta per fare un coro bianco per un'opera lirica con un tenore famosissimo, quindi fu un'esperienza molto divertente. Chissà, un musical nel futuro? Perché no, magari. Alla prossima volta in Puglia. Alla prossima, grazie di tutto.